Quest'anno la fiaccolata per Vanessa è stata una fiaccolata molto rumorosa, con una grande partecipazione, ma soprattutto con la presenza di tanti giovani. Dopo gli ultimi fatti di cronaca che hanno scosso un po' con l'opinione pubblica, è ritornata anche la fiaccolata nel ricordo di Vanessa Simonini, uccisa da colui che sembrava essere un suo amico. Per ricordare a tutti che la violenza e il femminicidio sono in mezzo a noi e sono un fenomeno ed una piaga da combattere proprio guardandoci anche attorno. Ogni anno questo evento prende il via proprio nei pressi dell'abitazione di Vanessa a Gallicano, lì da dove iniziò il suo ultimo viaggio. Vanessa aveva solo 20 anni. Quest'anno erano presenti anche le delegazioni di Molte Misericordie con le ambulanze al seguito e nel corso del cammino tanto rumore. Mentre prima camminavamo in silenzio con le fiaccole, stasera abbiamo deciso di fare rumore perché il nostro silenzio non ha aiutato fino ad oggi e cerchiamo di cambiare anche il modo di approcciarsi al problema. Ad organizzare la fiaccolata, oltre all'amministrazione comunale, tante associazioni. Tra le finalità più importanti anche il fatto che il ricavato è andato a favore dell'associazione Non ti scordar di te, che da anni accoglie donne vittime di violenza in assoluto anonimato. Donne che vivono in silenzio tutti i giorni, magari all'interno della propria casa, una situazione di violenza, di isolamento, di mancata libertà di fare le proprie scelte, di scegliere il futuro, il loro futuro. Nel corteo aperto dalla foto di Vanessa erano presenti le sorelle e anche la mamma, che in questi anni, nel suo ricordo, è divenuta un simbolo di lotta contro la violenza sulle donne, ma soprattutto una voce forte per la certezza della pena senza sconti per gli assassini.